Bentrovati con la nostra macchina del tempo. Cronaca, costume, società, ieri, oggi, 19 marzo. 19 marzo 1954, primo incontro di box trasmesso in TV a colori. Joe Giardello, il suo vero nome era Carmine Orlando Tilelli, batte Willie Tory in 7 round al Madison Square Garden. La International Boxing Hall of Fame ha riconosciuto Giardello come uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. 19 marzo 1953, 25esima edizione dei premi Oscar a Los Angeles, condotta dall'attore comico Bob Hope. Miglior attore protagonista Gary Cooper con il mitico film Mezzogiorno di fuoco, film western diretto da Fred Zinnemann. Mezzogiorno di fuoco è stato inserito tra i film conservati nel National Film Registry presso la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Era nato oggi, 19 marzo 1955, e non lo scorderemo mai, il grande Pino Daniele. Qui un video casalingo con l'altro grande napoletano, Massimo Troisi. Pino Daniele è stato l'uomo in blues della musica italiana. Gli anni 90 lo hanno consacrato a livello nazionale con album che hanno venduto milioni di copie. Pino Daniele ci ha lasciato nel 2013. È nato oggi, 19 marzo, nel 1957, a Novi Ligure, Claudio Bisio. Popolare attore e comico in TV, successe con Mai dire gol e Zelig. Al cinema, da ricordare la sua presenza nel film Mediterraneo di Gabriele Salvatores. Claudio Bisio è stato anche co-conduttore con Baglioni e Virginia Raffaele nel Festival di Sanremo. È una bella. E arriviamo proprio a una classica del ciclismo, la Milano-Sanremo, 1976, il 19 marzo, la classica di primavera, non è una data qualsiasi per Eddie Merckx. Oggi infatti il cannibale, così veniva definito, ottiene il suo settimo trionfo e supera per sempre il record di Costante Girardengo. Cronaca, costume e società. Appuntamento a domani.